Bonjour à tout le monde! Si dice così. Buongiorno gente, ciao! Video come promesso dedicata alla mia postazione make-up. Come vedete al momento io ce l'ho di fronte. In più vi ho acceso la luce perché col fatto del caldo abbiamo dovuto abbassare la tenda e non si vede una mazza. In più c'ho la serranda abbassata e non si vede comunque una mazza. Ho detto fammi accendere comunque la luce. Anzi, fatemi fare una cosa. No, ci si vede. Oggi postazione make-up, come vi avevo promesso. Sapete che c'è una postazione che praticamente è interamente dedicata, la maggior parte è dedicata a MAC. Unica cosa che voglio dirvi è che se vi ricordate la mia vecchia postazione, vi lascio il video qua in sovraimpressione, io avevo tantissime cose, tante, adesso l'ho parecchio smaltita e soprattutto ci tengo a fare questo discorso. Se vedete queste cose, uno è per collezione, due però, cosa molto più importante, sono spese mirate, cioè vale a dire, io oramai facendo le prove, vedendo, mi sono resa conto che praticamente MAC è quella che come brand mi sta dando i migliori risultati, almeno sulla mia pelle, e soprattutto ci tengo sempre a dirlo, per decisione mia ho sempre desiderato mettermi soldi da parte e acquistarmi solamente MAC quando potevo, quindi che questo video non porti a un massacro di acquisti da MAC e poi mi contattate e mi dite mi hai mandato sul lastrico, cioè ognuno con i propri soldi fa quello che vuole, però al tempo stesso stiamo attenti, siamo oculati, facciamo le spese quando possiamo. Va bene, io direi di iniziare, se no ci perdiamo in chiacchiere veramente. Quindi, go! Ecco qua la postazione. Sì, lo so, vi starete chiedendo tutto questo ordine. No, gente, veramente tutto quello che avete visto nelle dirette di Instagram l'ho spostato qua. Iniziamo. Direi che comunque, come potete vedere, c'è la panoramica dei soliti due mobiletti che ho dipinto io, che ho preso da Leroy Merlin. Questo qui invece l'ho preso alla famosissima cassettiera d'IKEA. E li ho presi e li ho dipinti tutti e due perché mi piaceva farli un po' più personalizzati. In più, come potete vedere, ho preso diversi espositori in plastica, mi aiutano nell'ordinare un po' diciamo la parte principale dei prodotti, e infine ho preso quest'altra che diciamo l'ho adibita per cose extra. Comunque andiamo per ordine. Allora, intanto direi di partire con la parte dei profumi. Come potete vedere, io non sono un amante dei profumi, però diciamo che questi sono i miei preferiti, quindi vado matta per Alien di TL Mayer, e in questo caso ce l'ho sia il gioiello così, e in più la confezione quella grande, che anche se sembra che non l'ho utilizzato, vi assicuro che l'ho utilizzato comunque parecchio, almeno per l'utilizzo che faccio io dei profumi. Acqua profumata, questa dell'Erbolario, il papavero, che l'ho già ricomprato e mi piace da impazzire, mentre questo qui, roll on, è quello che un po' faccio fatica a finire perché comunque tento di utilizzare più l'acqua profumata. Infine, gli altri due profumi sono questi qua di Elizabeth Arden. Questo qui alla lavanda e questo qui al tè bianco, se non sbaglio. Green tea, al tè verde. Poi in più qua c'ho qualche pennello che uso raramente. Partiamo dal pezzo forte. Allora, iniziamo che qui c'ho una parte dei miei rossetti MAC. Se adesso io mi metto a farvi vedere tutti i rossetti, cioè affettiamo domani mattina. Comunque, qui ho suddiviso che questa parte sono sulle tonalità del rosa, queste qua sono tonalità che vanno sul borgogna, rosso, sono questi due portarossetti, vedete, sono due pezzi separati. Questi qua li potete trovare tranquillamente o su Amazon o io l'ho pure trovati dal cinese, mentre questo qui da 24 pezzi io l'ho dovuto prendere su Amazon, quindi fate prima lì. Dietro, come potete vedere, c'ho le palette di Too Faced e in più i gloss di Essence, che adesso l'ho ritirati fuori perché d'estate mi piace tantissimo mettere i gloss. Per le palette di Too Faced devo dire che devo ricominciare a riutilizzarle perché mi sono un po' fossilizzata su Nabla e MAC. Poi andando avanti nella seconda parte, quindi nella seconda cassettiera, abbiamo quest'altra parte. Qui, come potete vedere, sono tutte le palette della Urban Decay, tranne la Smoky Eyes e quella nuova con tutti i colori matte. E infine tengo qui anche la chocolate bar. Allora, qui, come potete vedere, questo scompartimento che in più ha tre cassettini,
dove io tengo i gioiellini, gli orecchini, così. E in più c'è quest'altra parte che mi piace tantissimo, che io ho da poco risistemato, perché nella history story di Instagram avevo fatto vedere un'altra cosa, e ci ho messo la palette di Rihanna, che è l'unico pezzo che sono riuscita a trovare della collezione, e questa mi piace tantissimo, devo essere poi sincera, non la utilizzo tantissimo perché la tengo veramente come una reliquia, perché sapete che amo Rihanna proprio come cantante. Poi qui c'ho tutti i miei Hazelglass, presto vi farò un video, promesso, piano piano vi faccio gli swatch di tutti i prodotti MAC che ho. Poi qui tengo invece tutti i rossetti in edizione limitata di MAC, però in edizione limitata mi rendo conto che ho anche altri rossetti. Questi invece sono proprio le edizioni limitate con il pack particolare, personalizzato, vedete? E li adoro. Questo è dell'ultimo, l'ultima linea, Makeup Artist. Questa è la mia preferita della linea Alluring Aquatic, perché vedete, mi piace tantissimo. E qui invece, in quest'altra parte, abbiamo sempre un'altra parte di struttura porta rossetti per 9 rossetti, che qui però tengo le tonalità sul viola e in più, e qui tengo le tinte. Da poco ho inserito lui, è un nude fantastico, Lady Be Good. Tramite Instagram trovate tutti gli swatch di questi rossetti, dove li applico e dove li provo, che tanto sicuro li carico. E in più c'ho il nuovo lip gloss che è uscito in edizione limitata. Come vedete è coppia a questo rossetto qui. E in più l'unica cosa, proprio perché mi piacciono come prodotti e non voglio scordarmeli in un cassetto, una mini size di Umbro Band Decay tengo, che questa qui mi piace tantissimo perché sa di menta. E in più tengo le penna rossetto di Urban Decay della linea Oz, Mago di Oz. E per finire qui tengo le palette di Neve Cosmetics, quella sui toni naturali e la Duochrome, che pure la Duochrome devo ricominciare a utilizzare. E questa è tutta la parte sopra. Ora vi mostro cosa c'è nei cassettini. Attenzione, gente, qui possono partire infarti. Iniziamo. Nel primo cassetto trovate due palette, vedete, di ombretti, qui tutti sul tono naturale e qui invece colori sparsi. Ci tengo a precisare che gran parte di questi ombretti io li ho depottati ed è in questo modo che io ho preso tantissimi rossetti. Tanti rossetti io ce l'ho perché ho fatto il back to MAC. Back to MAC come funziona? Portate 6 confezioni, non 6 scatoline, 6 confezioni di prodotti finiti che possono essere rossetti, fondotinta, correttori, quello che vi pare, basta che sono 6. Loro ve li prendono e vi danno in regalo un rossetto da scegliere. Una palette di ombretti grandi che purtroppo, non avendo la parte magnetica, mi sono dovuta andare a creare io la parte magnetica, però mi volano le cialde alcune volte, è un casino. E questi erano gli ombretti grandi della linea Peacocky. Poi continuiamo qua, che invece ho tutti gli ombretti minerali, perché sono gli ombretti di MAC che io adoro di più. Hanno una texture fantastica, sono veramente, che dire, l'apoteosi dell'apoteosi, perché sono leggeri, basta bagnarli, acquistano anche più colore. Questi qua invece sono gli ombretti, quelli pressati, iperglitterati. Ecco qua. Sono delle linee minerali e sono anche in edizione limitata. Ci tengo a dirvi che questo qui, se vi ricordate, vi avevo fatto un video specifico che è Damson. Questo qui solo lo trovate tramite internet, non presso lo store. Non lo so il perché, non me lo chiedete, non so darvi la spiegazione. Continuiamo. Se sentite il rumore è perché mia madre ha fatto partire l'aspirapolvere. Perfetto. Questi qui sono tutti sample di pigmenti. Questi io li ho presi chiedendoli spudoratamente a MAC. Poi, altri prodotti, come sapete, ho i mineral della linea dei Malefica. Non potevo perdermi questi due prodotti. Poi, campioncini. Questo campioncino di fondotinta che mi è stato dato con l'ultima uscita con Lidia. Ciao tesoro. Due pigmenti piccoli, ovvero Melon e infatti in questo caso Old Gold. Questo qui, che come avevo detto, assomiglia all'illuminante che ho preso, che si chiama Ready to Party. Vedete? Questo specie di madreperla che però regala anche dei riflessi tortora, veramente bello, mi piace tantissimo. Poi l'eyeliner Borgogna, però questa era in edizione limitata.
e si chiama Looking Good, e poi gli ombretti della linea Alluring Aquatic. Avevo preso questo nero verdastro, poi contate che questi sono gli Extra Dimension. Gli Extra Dimension di MAC sono fantastici perché oltre a rilasciare un pieno colore rilasciano tanti glitter, cioè sono bellissimi. Poi avevo preso lui, quasi champagnino, però è più, non rimane molto leggero, comunque è visibile. E infine lui. Poi comunque di questi avevo fatto un video specifico, quindi che vedete era questo bellissimo viola bluastro, bellissimo. E questi contate che mi piace applicarli sopra una base nera. E per continuare i paint pot, si può dire che ce l'ho praticamente tutti. Eccoli qua. Anche di questi vi farò un video specifico, così se vi può interessare ve li prendete. Contate che i paint pot sono comunque una base fantastica da poter utilizzare prima del make up normale, ovvero di ombretti e cose varie. Per differenziare passiamo a questo cassettino che, come potete vedere senza che lo tiro fuori, ci tengo due ombretti in crema di Nabla. Nabla mi sta piacendo tantissimo come brand, e sono Rhea e Husky. Ho solo e unicamente due ombretti di Chanel, i famosi due Illusion d'Ombre, che mi era capitato l'occasione di poterli prendere a molto meno. Poi il Brown Pot di Nabla, che ce l'ho di là in bagno, questa è solo la scatolina, sapete che sono una drogata di scatoline. Devo dire che è un prodotto che mi sta piacendo tantissimo, lo utilizzo ovviamente in rare occasioni perché non mi piace sistemarmi le sopracciglia tutti i giorni. Poi Diesel Liner di Nabla, è l'eyeliner che è uscito a Natale, quello color dorato. Prodotto buono, mi piace tanto, veramente tanto, ha un bel colore. Poi Dream Liquid Lipstick di Nabla, sapete, non dico più nulla su questi prodotti, sapete la mia opinione. Devo dire che se dobbiamo, l'unica cosa che voglio dire è che sono buoni, ma ricordatevi, sono dei rossetti liquidi, non delle tinte. E infine il pigmento di Pupa, che era uscito tanto tempo fa ed era questo lilla argentato, mi piaceva tantissimo. Secondo cassettino. Allora, a parte che qui ho l'unico blush di Nabla che mi era stato regalato e che devo ancora provarlo, illuminante di MAC della Bao Bao, mi piace tantissimo, unico problema, è un bel illuminante però ha un effetto glow molto leggero, quindi purtroppo va riapplicato nella giornata. Poi Terra illuminante di Kiko della vecchia collezione, illuminante di Pupa, la Paris Experience, è un illuminante che mi piace da matti, l'ho usato tantissimo e mi piace utilizzarlo d'inverno perché ha questo effetto bronzato dorato, mi piace tanto. Like a Doll, di sempre di Pupa, che l'avevo comprato, sì, però mi ha deluso, carino ma non si applica. E infine, sempre con Pupa, quello della edizione natalizia, devo dire che mi piace da matti. Problema degli illuminanti di Pupa è che praticamente vanno a virare sempre su un tono rosato e non mi piace questa cosa, non cambia. Terzo cassetto, illuminanti MAC. Sono tre e li adoro tutti e tre. Allora, partiamo da lui, che è un mineral in edizione limitata e mi piace tantissimo perché è un illuminante barra blush, perché con questo effetto rosso all'interno, mezzo marmorizzato, regala anche un effetto da blush bellissimo. L'ho usato tantissimo, anche se non sembra, però credetemi che l'ho usato tanto. Nuovissimo illuminante che avevo preso, e questo era il Soft Frost, e come vedete assomiglia infatti all'ombretto che vi dicevo. Bellissimo, sembra un madreperla bianco, ma vi assicuro che quando lo stendete vi regala un effetto luminoso veramente bello. Forse l'unica cosa che mi dispiace è che lascia una scia un po' troppo rosata, però è un bellissimo prodotto. E infine lui, il famoso illuminante Oh Darling, che è questo oro zecchino che vi assicuro stupendo, lo amo da morire, mi piace tantissimo e quando posso lo utilizzo perché è veramente una bomba di illuminante. Ancora mi chiedo come ho fatto a prenderlo, perché di solito tutte le linee in edizione limitata e i prodotti top di MAC sono difficili da prendere. Poi continuiamo dal quarto cassettone, che anche qui, attenzione, blush MAC. Sapete che adoro i blush di MAC perché sono i prodotti migliori che mi durano nel tempo, nella giornata. Qui vedete un pezzo a parte perché faceva sempre parte della linea delle malefiche, ed era questo blush
Bellissimo. I diversi blush che ho sono 5 in edizione limitata, perché abbiamo quello della linea Marinai, quello della linea Natalizia, i due della linea Luring Aquatic e quello della oddio. Comunque questo si chiama Sakura ed è quello che poi ho utilizzato più di tutti. E in più andiamo a vedere i diversi blush che trovate nella linea permanente. Partiamo da questo che è quello della linea minerale. Oggi non mi ricordo un nome, che è Loafing. Come vedete è un borgogna con dei glitter all'interno. Questo Frankly Scarlet, che purtroppo è bello forte come colore, ma vi assicuro che è modulabile, quindi si lavora molto bene. Magari vi dovete intimorire di lui. Lui è Sketch, sapete che c'è l'ombretto e hanno riprodotto l'ombretto in versione blush. Vi assicuro che questo purtroppo è molto difficile da lavorare, quindi mi raccomando, applicatelo piano piano. C'è lui, questo rosa Barbie che non è da me, Peony Teal. Floor Power, che è il colore che mi piace di più perché è un pesca arancio, però molto tenue. Da poco, proprio insieme a Lydia, ho acquistato lui, che è Peach Twist. Non sembra niente di che, cioè sembra un blush color biscotto. Come potete vedere è satinato, ha questi glitter dorati, mi piace tantissimo. Soprattutto l'ho voluto prendere perché ho detto sia la sera che la mattina, se faccio un trucco nude, ci sta benissimo e rimane comunque naturale e colora e al tempo stesso dà un senso di sano. Infine abbiamo lui, Stoop Born, che adoro. Adoro perché è questo malva, violaceo, bello, bello, bello. Rimane anche questo molto delicato, naturale. Contate che tutti i blush di MAC hanno la capacità che se pucciate delicatamente vengono lavorati molto bene. Per finire vi faccio vedere la cassettiera arancione, però ve la faccio vedere velocemente. Allora, nel primo cassetto non ve lo faccio vedere perché tengo tutte le cose di cartoleria. Poi, secondo cassetto, tengo le mie creme per le mani. Vi consiglio tantissimo queste creme, ovvero della Mater Natura, che sono fantastiche. I due malted di Too Faced, due rossetti di Pupa della linea quella uguale all'illuminante della Paris Pupa. E poi qui c'ho tutti i prodotti per le unghie. Poi, secondo cassetto, le matite labbra, i rossetti, sapete, della Rimmel, della linea Kate. E fatemi dire, ah, ecco, una cosa che non vi ho mai parlato, Emanuela, Emmy Award, vi lascio il canale in sovraimpressione, mi ha dato i rossetti di Mulac da provare. Ho provato i rossetti e riconfermo la cosa, io Mulac non le comprerò perché li ho provati, devo essere sincera, no, non mi stanno piacendo, non ci ho visto niente di eccezionale non, e ancora adesso continuo a dirmi grazie di non aver speso i soldi per Mulac, perché già solo per quello non mi piace, non ne voglio sapere. Poi diversi long lasting tra Kiko e Deborah Milano, mascara, questi sono però le scorte, io sapete amo il Pupa Vamp e il Maybelline Cilia Sensazionali, e questi sono altri mascara. E poi qui diverse matite tra cui alcuni eyeliner. Fatemi dire che in più c'ho ancora l'illuminante che avevo vinto nel giveaway di Sara Tipic mi pare, e poi il cofanetto di Benefit, quello per il viso, che sto continuando ad utilizzare quando posso e quando me ne ricordo, perché devo essere sincera, sapete, con tutte queste cose che ho preferisco utilizzare MAC che tutt'altro il resto. Infine, come vedete, io qua ho diversi ombretti in crema di Maybelline. Questo me l'hanno regalato da Sephora per il compleanno, il trittico di ombretti. Poi le palette di Urban Decay della linea Oz, la palette di It Style e la palette di Gwen Stefani in edizione limitata, ovviamente. Poi questa me l'ha portata mia zia, una palette di Avon, ancora la devo utilizzare. Poi qui, come vedete, ho i diversi gloss rossetto di L'Oreal che mi piacciono tantissimo, altri gloss di MAC e due di MAC e la tinta di Wycon, che sapete che odio. E infine qui ho tutti gli ombretti di Deborah, quelli glitterati, sapete, vecchi della linea Natalizia. Ah, in più c'ho anche i due
balsami labbra di Too Faced, che devo dire costano, però sono veramente buoni, veramente veramente buoni. Ok gente, questo era tutto il video e soprattutto questa era tutta la mia postazione. Visto che era tanto tempo che dovevo fare un video del genere, io vi chiedo scusa se magari avete traballato, se non avete capito bene qualcosa nel video, ditemi, chiedetemi, io comunque sono qua. Niente gente, questo era tutto il video. Lo ripeto, sono passioni di ogni persona, quindi non vi prego, cioè ve lo chiedo veramente col cuore, non mi scrivete qui sotto ma c'hai tante cose, ma quando le utilizzi, ma che ci fai? Non spendo i soldi vostri, spendo i miei, quindi lasciatemi stare. Bene, detto questo, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.